tornati sul nostro canale. Oggi siamo ritornati in montagna dopo essere scesi perché dovevamo portare Book, però siamo andati a riprendercelo. Siamo tornati su in montagna, siamo sempre in Valle d'Aosta, siamo in Val Grisanche, in un altro scorcio di paradiso che adesso poi vi mostrerò dall'alto. Anzi, come potete vedere già alle mie spalle, un posticino dimenticato da tutti, però si sta di un bene, che è una cosa fenomenale. Ricordati sempre che se il video ti è piaciuto lascia un grande like, attiva la campanellina e iscriviti al canale per non perderti le prossime avventure. No. Ok ragazzi, siamo sulla diga, siamo venuti di qua perché di qua è un punto dove è pieno di, dicono che è pieno di marmotte, stambecchi, speriamo di riuscire a inquadrarne qualcuna, anche perché più noi ci avviciniamo a loro più loro salgono su, speriamo. Guardate che posticino, chi vuole venirsi a fare una scampagnata, guardate bene, laggiù ci sono tavolini, panche, c'è di tutto, è veramente un posto spettacolare anche questo, prima volta che vengo in questa valle, però devo dire che ne vale veramente, ma veramente la pena. Non so però, guardatevi attorno, guardate, è un paradiso. Tanto abbiamo visto una marmotta prima, tempo che di girare se l'ha già imboscata, che devi fare massimo silenzio e perché loro come ti vedono, via. Thank you.
Amici, guardate da dove parte questa cascata. Da lassù arriva fin giù al lago. Un posto veramente un qualcosa di fuori dal normale. La pace più assoluta, uno spettacolo. Dove ti giri, giri, rimani a bocca aperta. Siamo partiti da laggiù, dietro la diga, un po' più sotto, e avevamo intenzioni di arrivare almeno dove vedete queste due casettine qua. Un attimino per riprendere fiato, perché 4-5 km l'abbiamo già fatti, e anche per ammirare questa meraviglia che non ci sono parole per descriverlo. Bisogna essere qua sul posto. È un qualcosa di incredibile. Cosa stai mangiando? Lui mangia, che basta che mangia rami, erba, mangia di tutto, mangia. È una capra. È una mezza capra. Siamo più o meno a metà del percorso per arrivare alle casette che vi ho detto prima. Ma io non vado mica fino alla tua. Sì, sì, io voglio andare. Devo andare a vedere se c'è qualche margaro che vende formaggio. Sono 11 km andare, 11 km tornare. Vabbè, sarà 22 km di camminata, cosa vuoi che sia. Meno male non è un percorso molto duro da fare, abbastanza pianeggiante, la strada è bella, uno sterrato bello, non è di quelli impetuosi. Arrivano cinghiali. No, cinghiali da queste parti mi sa che non ce n'è. Stambecchi, marmotte, quella roba lì, sì. Cosa fai, Buff? Cosa fai? Buff. Buff. Cosa fai? Vai a fare un bagno, vai. Paura dell'acqua, eh? Non va neanche a bere. Non va neanche a bere, c'ha una paura che neanche lui sa da dove gli arriva. E Calabria, amici, guardatela che bella. Purtroppo siamo un bel po' distanti. Allora amici, siamo arrivati in questo posto, sicuramente chissà quanti anni risale, era un villaggio, perché sta di fronte a noi è una chiesa, perché c'è il campanile, bello, chissà se c'è qualche cartello che dice a quando risale. Paesino, il villaggio è dietro a questa montagnola qua. Hanno detto pure che c'è un bar buono, non lo prendiamo un caffettino, però vendita di formaggi niente, perché è ancora presto, però noi andiamo lo stesso, ci
ci prendiamo un caffè e se continuiamo. L'abbiamo già fatta, non si vede neanche più la diga. Abbiamo guardato sul contapassi, siamo già, mi sembra, a 6 km, 7 km, una roba del genere. Allora, purtroppo siamo arrivati al paesino che vi dicevo. Paesino, piccolo villaggio che c'è, l'abbiamo passato, poi abbiamo incontrato delle persone, due signori, ci hanno detto che praticamente il rifugio dove vendono formaggio dal peggio oggi è chiuso, purtroppo niente, scenderemo, e poi anche perché, come avrete letto dal cartello, qua fa parte del Gran Paradiso. Non c'era il divieto, però solitamente quando sei al Gran Paradiso c'è il divieto per i cani, perché loro sono portatori sani di un virus che ammazzano gli stambecchi. Qua non c'è nessun cartello, ciò vuol dire che il cane può essere portato al guinzaglio, non lo puoi lasciare libero, nel senso che lui poi se ne andrebbe sull'erba, queste cose qui. Lungo il torrente sicuramente può stare, poi di qua non può più stare, non può più stare libero, anche perché sennò ci sarebbe stato proprio il cartello che era divieto per gli animali. Comunque il tempo anche, cominciamo a rientrare di giù perché di strada ne abbiamo. Chilometri ce n'è da fare, anche perché la diga, prima che la incominceremo a vedere, il tempo sta anche cambiando. Anzi, comincia a tirare qualche goccia pure, a posto siamo. Avremo più o meno un'oretta e mezza di cammino. Un'oretta e mezza di cammino l'avremo tutta. Un'oretta e mezza barra due. Speriamo che soffi un po' di vento che pulisca, perché sennò ci toccherà prendere tanta di quell'acqua che la metà basta. A dopo, ragazzi. Abbiamo trovato questo ristorantino con annessa, cosa che io, per me, la può anche smontare e buttare via, sauna. Adesso l'abbiamo provato a suonare ed è chiuso. All'abbandono non è all'abbandono, che, voglio dire, tutto bello, pulito, sistemato, ordinato, ciò non penso che sia. Mi sembra anche strano che oggi è domenica, che sia chiuso. Vedremo se incontriamo qualcos'altro giù. Ok, si comincia a vedere la diga, perciò vuol dire che siamo a buon punto. Anche l'altro laggiù. Book, vieni qua, vieni! Ha preso il souvenir lui. C'è il souvenir in bocca. Un albero si è preso. Sentite come tuona. Speriamo che riusciamo ad arrivare in tempo. Anche perché qua, quando piove, piove. Ci siamo. Siamo arrivati, l'abbiamo scampata. Noi siamo laggiù in fondo, il nostro compagno di viaggio è laggiù in fondo. Quanto hai perso? Non lo so. Sicuramente più delle terme. Abbiamo corso,
Ok ragazzi, l'abbiamo scampata per un pelo. Fuori c'è il diluvio universale. Ci è andata bene. C'è un vento che ti... Mia moglie non esce, Sabina non esce perché sono la porta via. Eccola là. Sforzi, sforzi. Anche a te sto portando via vento. Prima che porta via a me ci va un attimino. Però mi porta via anche a me. Ma ci va un attimino. Tanto hai perso, vedi quante calorie, aspetta. 350 calorie. Ah, a posto siamo. Eccoci qua. E anche questa avventura sta volgendo al termine. Il tempo sembra che sta un pelino poco migliorando. Perciò noi facciamo che incominciare a ritirare il tutto e incominciamo a rientrare. Adesso aspettiamo solo che Sabina è andata a buttare l'immondizia e torna. Boh ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ricordatevi sempre di mettere un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video.